chi è nuovo, benvenuto. Allora, oggi gireremo il video sui terminati, che sono veramente tanti, quindi non mi starei a perdere in chiacchiere e partirei subito. Allora, cosa ho terminato? Allora, in primis questo shampoo secco di Batiste che avete visto nel video haul di Machilaia, se ve lo siete persi andatelo a vedere. Cos'è uno shampoo a secco? Serve quando siamo di corsa, non abbiamo tempo di lavarci i capelli, allora shakeriamo e vaporizziamo direttamente sui capelli. Mi raccomando però tenetelo lontano, perché se è troppo vicino alla cute rischiate di fare effetto borotalco e non è bello, è antistetico. Quindi lo spruzzate, ha un profumo questo veramente meraviglioso, lo lasciate agire 1-2 minuti, lo massaggiate un attimo e poi procedete con la piega. A me è piaciuto molto. Certo è che chi ha i capelli chiari, biondi, è avvantaggiato perché non rischia assolutamente che si veda nulla. Chi ha i capelli tanto scuri, soprattutto alla radice come me, è un po' più in difficoltà perché appunto bisogna erogarlo da distante. Però se si fa un pochino di attenzione l'effetto è ottimo, perché i capelli sono profumati e appaiono veramente più puliti. E quando siamo di corsa è utile. Non è un prodotto certamente da utilizzare spesso, però quando non possiamo farne a meno, sì. Costa poco, costa sui 3 euro, 3,50 euro, e a me è durato mesi, sì, considerate che l'ho utilizzato con una frequenza di una volta ogni 14 giorni circa, però è durato abbastanza. Ne ho un altro che sto testando, profumo altrettanto buono e stessa linea, quindi più o meno le considerazioni sono le stesse. Poi, cosa ho terminato? Questo shampoo l'avete visto nel video haul dei prodotti bio, è infatti uno shampoo biologico del marchio La Vera, e questo qua è appunto quello per capelli sensibili, cute sensibile, senza siliconi, senza parabeni, è un 200 ml e io devo dire che mi sono trovata veramente bene. Il profumo è delicatissimo, sa di mandorla. Infatti è alla mandorla bio e a mamelide bio, cuoio capelluto sensibile e irritato, e devo dire che fa poca schiuma, quindi per chi non è abituato all'inizio potrebbe insomma fare un po' più di fatica, ma poi ci si abitua, e devo dire che non mi è mai capitato di avere i capelli sporchi, ne basta una piccola quantità e lascia i capelli delicatamente profumati e ben puliti. Mi è piaciuto veramente tanto. Poi, andiamo avanti. Allora, finito questa crema corpo dei Tesori d'Oriente, anche questa non costa tanto, la trovate anche al supermercato senza bisogno di ordinarla online. È un bel boccettone da 300 ml, vedete, qua ha la custodia, io l'ho finito. E il profumo è meraviglioso, io l'avevo comprato l'anno scorso addirittura, per fortuna un po' di 12 mesi, e l'avevo usato primavera, estate. Questo è fiori di loto e latte d'acacia, e è un profumo molto fresco, molto primaverile, dolce, non troppo stucchevole, e il profumo rimane a lungo, sia sul pigiama, sui vestiti, me lo ritrovavo addosso. Per l'autunno-inverno non l'ho trovato tanto indicato, ma solo per la profumazione. Adesso l'ho rispolverato e terminato. E sì, l'inci non è buono, se siete amanti del bio lasciate perdere, ma se non ve ne importa nulla io l'ho trovato ottimo, soprattutto per il profumo. A livello di idratazione, se avete la pelle che tende ad arrossarsi, ad squamarsi, irritata, non è il prodotto che fa per voi, non è curativo. Però se quello che volete è una leggera idratazione e rimanere belle profumate, può fare al caso vostro. E niente, quindi sì. Inizio a posare roba un po' qua perché sennò mi cade tutto. Allora, andiamo avanti. Tonico alle mandorle dolci di Bottega Verde. Questo è un 250 ml, come tutti i prodotti Bottega Verde è un made in Italy, ci tengo sempre a dirlo. E a me l'hanno regalato, l'avevano regalato a Natale insieme al latte detergente. Il latte detergente lo sto ancora testando. Il tonico l'ho finito e devo dirvi che profumo di mandorla, a me è piaciuto molto. Questo è emolliente con olio di mandorle dolci. Il tonico ha la funzione di rilanciare il pH, diciamo, dopo esserci detersi il viso. Io lo applicavo su un dischetto di cotone e lo passavo sul viso, e devo dirvi che
mi sono trovata molto bene, molto delicato, la pelle è tanto sensibile, tende ad arrossarsi facilmente e con questo non accadeva. Quindi se mi capita lo ricomprerò, anche perché spesso Bottega Verde fa degli sconti e quindi insomma possiamo riuscire a portarcelo a casa anche a un prezzo conveniente. Poi, finito il solvente oleoso di Laila Cosmetics, io l'ho preso a Genova, per chi fosse pratico, nella profumeria Sbraccia, che è tutto un settore dedicato alla cura delle unghie, è portentoso, toglie qualsiasi colore facilmente, io poi metto la base, lo smalto, a volte faccio due passate, il top coat, è veramente portentoso, costa un pochino di più rispetto ai solventi dal supermercato, diciamo, però è veramente efficace, ce n'è all'interno 125 ml. Se vi capita provatelo, c'è scritto solvente oleoso, io non l'ho trovato così oleoso sinceramente, però utile e efficace. Poi ho finito questo, invece ho dei dubbi, ho delle riserve. È un'acqua micellare della Alice, anche questa l'ho trovata al supermercato. Devo dire che quando l'ho vista ho detto: ah, ho risolto tutti i miei problemi, perché è indicato per tutti i tipi di pelle, anche per quelli sensibili come la mia, è testato per viso e occhi, quindi in teoria potete utilizzarlo sia per eliminare il trucco dal viso ma anche per gli occhi, e poi è senza alcol, senza parabeni, senza coloranti, senza SLS, senza SLS, e tra l'altro il costo non è elevato assolutamente. Il profumo è divino, delicato, veramente è un piacere sentirselo addosso, e dice che deterge, strucca e idrata. Ora mi sono detta: beh, come prezzo ci sta, tra l'altro sono, aspettate che ve lo dico, 250 ml. L'erogatore è comodissimo perché basta una spruzzata e via, e l'inci è buono, tra l'altro all'interno ha anche acido ialuronico, eufrasia e olio d'argan. Il problema è che all'inizio strucca qualsiasi cosa, anche il trucco waterproof. Per circa metà boccettina mi sono trovata veramente divinamente, lo utilizzavo sia sugli occhi sia sul viso tutte le sere, non lasciavo unti perché è un'acqua micellare, non c'è neanche bisogno di risciacquarla. Il problema è che arrivata circa metà boccettina, e non era scaduto perché dura un anno dall'apertura e sarà passato un mese a dir tanto, ha iniziato a bruciarmi tantissimo. Io non so se perché è iniziato il periodo dell'allergia, quindi ero ancora più sensibile, se l'ho conservato male, io non so dirvi per quale motivo, ma veramente mi bruciava come il fuoco, quindi ho iniziato ad evitare di usarlo sugli occhi e lo utilizzavo solo per bocca e viso, stando attenta a non avvicinarmi al contorno degli occhi. Non so perché, quindi vi chiedo, se l'avete provato fatemi sapere come vi siete trovate voi, nel caso vedrò se darmi una seconda possibilità di acquistarlo o meno. Questo è quanto. Poi vediamo, allora, c'è il detergente delicato, questo è della linea Bimby di Bioficina Toscana. Bioficina Toscana, come sapete, made in Italy, è un marchio biologico. Questo è nickel tested, naturalmente certificato ICEA, non testano sugli animali ed è vegano. Anche questo dura un anno da quando lo aprite. In teoria è un detergente delicato con olio di oliva bio toscano per corpo e capelli, da usare per lavare i bimbi, insomma. Io in realtà lo utilizzavo per lavarmi il viso al mattino col clarisonico. Ho sentito altre ragazze su YouTube che l'hanno utilizzato così, si sono trovate molto bene, l'ho trovato in sconto sul sito Beautiful e ho voluto provare anch'io. Allora, il profumo è molto delicato, il classico profumo da bimbi che a me piace molto, e detergeva bene senza irritarmi nonostante lo utilizzassi su una zona sensibile come quella del viso. Certo che vi devo dire la verità, che a prezzo pieno costa, non vi dico la cifra esatta perché non la so, però senz'altro più di un gel per lavarsi il viso che si può trovare al supermercato, e non so se il gioco vale la candela, nel senso che se lo ritrovassi scontato lo riacquisterei volentieri perché mi sono trovata bene. A prezzo pieno è un prezzo un po' elevato per me, e secondo me si può trovare qualcosa di altrettanto delicato e valido a una cifra un pochino più inferiore. Questo almeno è il mio personale parere. Poi procediamo, cerco di andare veloce e non annoiarvi, perché qua
Allora, Yves Rocher, sempre a Genova, anche questo era scontato, ma comunque non costa tanto di suo, ed è uno struccante proprio per gli occhi, studiato, formulato appositamente per occhi e labbra. È metà bianco, diciamo, e metà la componente oleosa, invece blu. Questo qua, allora, struccante, rapido occhi, all'acqua di fiordaliso bio. E devo dirvi che questo è veramente fenomenale. Quando ho iniziato a smettere di utilizzare la micellare licia, ho iniziato a usare per gli occhi questo. Delicatissimo, non mi ha dato nessun problema. Questi sono un 125 ml, vi dura una vita perché poi soprattutto se lo usate solo per gli occhi. L'unica cosa, essendo un bifasico, naturalmente è oleoso, quindi dopo va risciacquato, dovete lavarvi la faccia perché vi scioglie proprio il trucco e poi va rimosso. O con un tonico oppure lavandovi il viso, però anche questo toglie anche il trucco waterproof. Anche quando faccio uno strato spesso di mascara, di eyeliner, non ho avuto problemi a toglierlo. Anche questo super consigliato. E poi spesso lo mettono in sconto. Generalmente lo trovate vicino alla cassa dai crochet. Poi vabbè, lì non mi soffermo, finito, alle altre le ho buttate delle testine del Clarisonic, chiuso le sensitive e le cambio generalmente ogni 4 mesi e non ogni 3, perché anche se lo utilizzo quotidianamente tutte le mattine, più o meno 4 mesi devo dire che me li fa. E questo è quanto. L'ho preso col 20, le compro quando ho il 20% su Sephora. Poi, cosa ho terminato? Allora, due acque termali. Queste sono le mini taglie, queste sono della Vichy, ma di qualsiasi marca, insomma, van bene, le ho avute della Vaine, della Jonzac. Allora, questi sono 50 ml l'una e per cosa le utilizzo? D'estate le uso per rinfrescarmi, a volte sono a casa, studio, faccio i lavori, ho caldo, magari ne tengo una in frigo e me la vaporizzo su viso e décolleté. D'inverno invece la uso per bagnare il pennello quando voglio una coprenza meno intensa del fondotinta, un effetto più naturale, o per bagnare la spugnetta, la Beauty Blender. Me la tengo lì sulla scrivania e la utilizzo per quello. Oppure ancora, quando faccio le maschere d'argilla, sapete che le maschere d'argilla vanno applicate in spessore, mai sottili, quindi fate un bello strato, che sia d'argilla rossa, d'argilla verde, qualsiasi. E applicatela con un pennello possibilmente, perché sennò le mani assorbono i principi attivi dell'argilla e poi non li abbiamo più sul volto. E inoltre non va mai lasciata seccare. Io facevo l'errore da ragazzina, magari avevo i brufoletti, la mamma me la faceva, e io mi divertivo a farla seccare, a fare le smorfie, a farla cadere, niente di più sbagliato, va mantenuta idratata perché continui la sua efficacia. Perciò cosa succede? Quando inizio a vedere che si crepa, che si secca, io vaporizzo l'acqua termale e la mantengo umida e idratata per circa 5-10 minuti al massimo e poi la vado a risciacquare. E così tra i pennelli, le blender, la maschera, ne faccio andare una quantità industriale d'estate più che mai. Poi vediamo, allora andiamo avanti. Cos'ho? Ci siamo quasi. Vabbè, questo gel è un gel per il viso che mi hanno regalato. Quando acquistate il Clarisonic, insieme vi danno questa piccola taglia del loro gel viso. E infatti questi sono solo 30 ml, che però vi devo dire mi è durato tanto. E boh, è un gel detergente schiumogeno, purificante, rinfrescante. Mi è piaciuto. Devo dire che nonostante non sia un prodotto biologico, naturalmente, l'ho trovato molto delicato, non mi ha irritato il viso, non sentivo la pelle tirare, non si è arrossata, però costa un occhio della testa e non ci penso neanche a ricomprarlo, ve lo dico sinceramente. Poi l'ho provato volentieri, ma finisce lì. Ho finito una marea di maschere in tessuto, anche queste le avete viste in un video dedicato. Per chi non sapesse cosa sono le maschere in tessuto, sono maschere che si presentano, ne ho tenuta una per farvela vedere, in questo modo, vedete, hanno già i buchi per gli occhi, il naso, la bocca, sono impregnate di siero, di liquido, aderiscono bene al volto, io generalmente le faccio la sera quando mi metto magari davanti alla TV, mi guardo un film e le lascio agire.
Generalmente basterebbe un quarto d'ora, ma io le lascio andare per tutta la durata del film, praticamente le tolgo che sono quasi secche, ma mi piace tenerle a lungo che il siero penetri bene all'interno della pelle. Quando togliete la maschera, gettate, il siero che rimane non va risciacquato, lo massaggiate bene anche sul collo, sul décolleté. Io lo lascio agire tutta la notte e boh, al mattino dopo mi lavo. In questo modo mi sembra di sfruttare a pieno, ecco, le proprietà della maschera. Ne ho provate di diverse, questa è di Sephora, è purificante, l'ho utilizzata nei periodi X del mese, perché generalmente è il periodo in cui mi escono più brufoli e mi ha aiutato a tenere a bada la situazione e soprattutto a tenere a bada la lucidità. Devo dire che mi è piaciuta tanto. Questa invece dell'Evianto è una marca della Malesia, me l'ha portato un amico di papà che lavora lì, per fortuna me ne ha portate due, ce n'ho ancora una che tengo come una reliquia per un'occasione speciale perché questa mi è piaciuta tantissimo. Ha un profumo divino che fa da aromaterapia e tra l'altro ha avuto un bellissimo effetto, da un effetto energizzante, schiarente. Mi è piaciuta tanto, la mia pelle ha reagito benissimo a questa maschera. L'unico problema è che ho guardato, ma c'è il sito, ma non spediscono in Italia. Però, se conoscete qualcuno che per lavoro, per vacanza, ha modo di recarsi lì, fatevene portare una scorta. Questa è quella al riso. Poi, ho provato questa della Olica Lica al pomodoro. È una maschera rassodante, liftante e devo dire che io l'effetto tensore l'ho notato. Non odora di pomodoro, ha un profumo che definirei piuttosto neutro, né buonissimo né stomachevole, è neutra, non profuma di nulla, però quando l'ho tolta proprio l'effetto tensore rassodante io l'ho notato, non fa i miracoli, però insomma, questa mi è piaciuta. Poi ci sono due di Misha, che era la marca da cui avevo più aspettative, coreana, la Corea, l'Avanguardia, e devo dire che non mi è piaciuta né una né l'altra. Questa ha un odore di sigaretta, di non lo so, non mi piaceva proprio l'odore, quindi tenerla addosso non è stato proprio piacevole e non ho notato neanche chissà quali benefici. Dovrebbe essere rivitalizzante, energizzante, ma. Questa lì per lì non ho notato nulla, ma neanche niente di male. Il problema si è posto il giorno dopo, questa è le lenticchie. Il giorno dopo mi alzo un mostro, piena di uno sfogo enorme qua sul collo, sulla fronte. L'unica cosa che ho cambiato rispetto ai soliti prodotti è stata questa. E infatti l'ho fatta la sera e il mattino dopo ero mostro. Penso, dato che io soffro di allergie, che ci sia all'interno un ingrediente che mi ha fatto reazione allergica, mi ha dato fastidio, ma non riesco a individuare quale sia. Però, se voi sapete di essere allergiche o intolleranti a qualche ingrediente, sia sul sito sia dietro la maschera c'è l'inci, fate attenzione, mi raccomando, e cercate di evitare. Comunque, Misha non mi è piaciuta. Poi, vediamo, aiuto. Allora, quasi finita, ragazze, tenete duro. Allora, finito, crema mani della Bottega Verde. Questa era il miele agli agrumi, profumo particolare perché il miele è dolce, insomma gli agrumi hanno un profumo più aspro, però mi è piaciuta molto, è antiossidante e diciamo che mi piaceva la sera, lo applicavo la sera, mi si è rotto il tappo, sempre, mi succede sempre, io con i tappi non ho un buon rapporto, però insomma, questa era un 40 ml. E niente, io le creme di Bottega Verde ne ho provate diverse, scegliete la profumazione che più vi piace, le trovo buone se avete già le mani diciamo abbastanza idratate o poco irritate. Se avete proprio dei problemi di fessurazione, mani che si screpolano, che si tagliano, o magari volete comprare una crema per i vostri ragazzi, i vostri mariti che fanno lavori faticosi, hanno bisogno di un'idratazione intensa. Non ve le consiglio, ma per mantenerle idratate vanno bene. E questa è quanto. Poi vediamo cosa ho ancora, ecco qua invece voglio parlarvene. In farmacia mi hanno dato questi campioncini dell'acqua micellare dell'Aven. Questi sono 25 ml perché li vedete, sono due campioni. Naturalmente, se la andate a comprare in farmacia, il barattolo è più grande. E niente, però è studiato e formulato appositamente per pelli sensibili, quindi per struccarvi alla sera il viso,
se avete la pelle sensibile. Ora, io me l'ero portato uno a Genova e uno poi l'ho utilizzato di recente qua, perché mi spiace buttare le cose, però ragazzi brucia come il fuoco e io non ho tante imperfezioni, ma se solo mi avvicinavo qua iniziavo a piangere, a lacrimare, è una cosa terribile. E la mia coinquilina l'aveva comprato, tra l'altro lei il barattolone grande, perché gliel'aveva consigliato il dermatologo. È uscita che le veniva da piangere e non l'ha più toccato, perché avendo tutti gli sfoghi qua dovuti all'acne, essendo irritata, mi ha detto mi brucia, io non posso utilizzarla, e l'abbiamo regalata alla terza coinquilina che invece non aveva problemi di alcun genere. Per ora io mi chiedo, posso andare a comprare un prodotto che costa tanto, che sopra ha scritto formula nuova per pelli sensibili e poi che brucia in questa maniera? Insomma, diciamo che secondo me c'è un errore lì, questo prodotto è da riformulare, però io ve l'ho voluto dire, ve l'ho voluto segnalare, perché se avete imperfezioni e andate in farmacia per cercare qualcosa di adatto alla vostra pelle, leggete così, vi viene da acquistarlo, invece no, evitate perché brucia veramente tanto. Allora, piuttosto provate quello della Licia, che costa anche la metà, o ancora vi consiglio, che lo sto testando ed è molto molto delicata, quella di Bioficina Toscana, oppure Puro Bio, però insomma evitate perché brucia tanto, aggiungo. Poi ho ancora, vabbè, questo di Collistar, sono le capsule anticellulite, caffeina e scina, azione urto, sono capsuline così, a me le avevano regalate quando ho comprato la crema, vedete, con una riuscite a fare tutte e due le gambe. Ce n'erano 7, era una confezione prova da fare per una settimana e lì per lì vi devo dire che sì, riuscite a fare un bel massaggio, sanno, profumano proprio di caffè, e alla fine della settimana ho visto dei miglioramenti, vi devo dire la verità. Certo che poi mollate un'altra settimana e quella dopo siete punto a capo. Secondo me tutte queste creme, questi prodotti, questi oli, sì, se utilizzati con costanza quotidianamente danno dei risultati, ma se poi ci mollate, e dato che io e la costanza proprio siamo estranee, è inutile che io mi ostini a comprare queste cose. Poi dalla Yves Rocher mi avevano regalato questa crema idratazione intensa 24 ore all'acqua, non mi è piaciuta, sa proprio d'acqua ragazzi, ha un profumo che... secondo me una crema che avete sul viso deve anche piacervi il profumo, oppure più non ne abbia. Questa, ma lì è un gusto personale, non mi è piaciuta. Io l'applicavo alla sera, perché avendo una pelle mista, se è tanto idratante di giorno mi fa lucidare, allora lo utilizzavo alla sera, l'ho finita, però idratazione 24 ore, diciamo che utilizzata d'inverno quando avevo proprio le pellicine lì per lì, appena applicata faceva, dopo un'ora ero appunto a capo, e non so, ni, dai, diciamo così, non la consiglierei sinceramente, a parte per il profumo, ma anche come idratazione c'è di meglio e vi faccio vedere. Questo è un altro prodotto di farmacia che però invece mi è piaciuto, è sempre una mini taglia, una taglia prova, infatti è un 15 ml ed è della Doliva, un marchio che appunto acquistate in farmacia. Tra l'altro quest'inverno ho provato anche la crema mani e invece quella è veramente curativa, devo dire la verità, quella è veramente portentosa senza considerare il profumo. Questa era una cremina idratante, questo è un profumo buono, occhio perché ha un PAO, guardate il PAO prima di comprare prodotti, questo è solo 6 mesi, il che vuol dire che da quando l'aprite avete 6 mesi di tempo per finirla. Ora, questa era piccolina, io l'applicavo la sera prima di andare a dormire, sono riuscita comodamente a finirla, ma immagino che quella grande da usare tutta in 6 mesi, insomma, ci sia da lavorarci. Perché a volte non sembrano, dice, ma te la dai tutti i giorni, 6 mesi, però a me capita di far fatica a finirla, poi di usarla che va male, ecco, non è il caso. Comunque, tornando a questa della Doliva, devo dire sì, mi è piaciuta veramente tanto, tra l'altro l'inci mi sembra anche buono, non è bio ma buono, e è un buon prodotto, questo lo consiglio. Al mattino mi alzavo proprio con la pelle morbida, la sentivo proprio idratata, quindi questa
costerà un pochino di più, immagino, rispetto all'altra, però ne vale la pena, in questo caso ne vale la pena. Aiuto, momento pericolo, basta, ho finito, non c'è più niente ragazze, solo qualche campione che, dato che sono andata a Praga, mi sono portata dietro. E allora, partiamo, faccio una carrellata velocissima, Allora, questo profumo di Dr. Tuffy è qualcosa di sublime, è famosissimo. Mi sono ricordata che avevo un campioncino e ho detto, ah, me lo porto in vacanza così lo provo, ed è giustamente famoso perché ha un profumo sensazionale. Se dovete fare un regalino a una mamma, un'amica, questo qua, Camellia Rouge si chiama, Camellia Rouge di Dr. Tuffy. Lo trovate sia sul loro sito, sia nelle bioprofumerie, nei negozi che rivendono questo tipo di prodotto. È un made in Italy, naturalmente non testano sugli animali, e questo super consigliato, se avete l'opportunità andate a provarlo. Una crema idratante per i piedi di Bottega Verde, mi è piaciuta tantissimo, devo dire la verità, questa è quella con l'olio di jojoba, certo l'ho applicata due sere, però mi ha lasciato i piedi morbidi, mi è piaciuta. Questa crema viso giorno e notte, sempre di Dr. Tuffy, non mi soffermo perché io vi dico solo che ce l'ho nel formato grande, quindi mi piace molto, ma poi voglio fare un video solo con i prodotti di Dr. Tuffy e quindi ne parleremo meglio in quell'occasione. Poi va bene, due campioncini di Veleda, che è un marchio sempre biologico. Questa era la crema mani alle nottera, anche qua vi dico solo che poi sono andata a comprare il barattolo grande, quindi decisamente mi è piaciuta. E vedete, cioè i campioncini servono comunque perché uno ha modo di provare il prodotto e di vedere se si trova bene o meno. Non capisco perché alcune aziende sembra che darti un campioncino, Dio, li stai rubando. Invece va a loro favore, dovrebbe giocare a loro favore. Comunque, polemiche a parte, sempre di Veleda ho provato lo shampoo al germe di grano equilibrante, mi è piaciuto. Mentre un altro shampoo che ho provato è questo all'olio di argan della linea Oro di Argan, senza parabeni, senza petrolati, EcoCert, sono tutti due prodotti biologici. Con questo non sono riuscita a lavarmi i capelli, però il problema è stato che ho dovuto chiedere aiuto perché questo sono 10 ml e già io che non ho i capelli lunghissimi mi ci è voluto tutto. Questo sono 2 ml, ma mi spiegate, neanche la frangetta mi provo a lavare. Non capisco che senso abbia dare dei campioni così. Che shampoo provo? 2 ml, veramente non ce n'era all'interno. Quindi vabbè, insomma. Poi ho finito, ultime due cose, balsamo ristrutturante all'olio d'attero, sempre biologico di Natures, mi è piaciuto, naturalmente ho fatto due shampoo con questo, metà bustina l'ho usato in uno shampoo, metà nell'altro, perché lo applico solo sulla lunghezza e sulle punte il balsamo, e mi è piaciuto, devo dirvi la verità. E poi questo, bagno crema con estratto di malaleuca di Marco Viti, che è un prodotto che trovate in farmacia. Contiene il 76% di ingredienti di origine naturale, quindi anche un buon inci, e è un bagno crema, quindi è cremoso, non fa schiuma e è indicato soprattutto per le pelli sensibili e secche. E infatti mi succede che quando utilizzo bagno schiuma aggressivi poi magari sento la pelle tirare, invece con questa rimane bella profumata e bella idratata. Ultimo, e devo dire, chiudiamo in bellezza proprio, mi è andato questo campioncino di una delle nuove maschere L'Oreal, l'avrete visto perché l'hanno mandato a parecchi youtuber, ha fatto tre maschere all'argilla nuove, questa all'argilla nera, quella rossa e quella verde. Questa è detossinante, mi è piaciuta da morire. Tra l'altro questo sì che è un signor campioncino, e ho fatto addirittura 4 maschere viso, nonostante io abbondi con le quantità, e mi è piaciuta tantissimo, tant'è che questa la voglio comprare. Se avete la pelle come me misto grassa con impurità magari, questa avete bisogno insomma di una maschera detossinante, questa ve la super consiglio. E niente mie care, per oggi è tutto, vi ho mostrato tutti i prodotti che ho utilizzato e terminato nell'ultimo periodo, direi che ne ho smaltiti un bel po', e niente, noi ci vediamo alla prossima come sempre sul canale, ricordatevi di iscrivervi, un bacione, ciao bellezze!